Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, belli, buonasera a tutti, benvenuti là e benvenuti in taverna, come state? Bellissimi? Vedo subito un Kyle che è molto eccitato, vedo un Axe, vedo il nostro bellissimo Slayer, vedo la Panzi, vedo Star, buonasera a tutti, belli, buonasera a tutti, perdonate un po' il semi-ritardo, anche un po' l'assenza in questi giorni tra domenica e lunedì, ma è stato uno di quei fine settimana che non ti dà un attimo di respiro. Veramente ragazzi, non mi sono fermato un attimo. Per farvi capire, non ho potuto neanche riprovare a fare le S sulle missioni su Devil May Cry, perché mi piace farle, non ci sono riuscito. Quindi sono tutto un po' rincoglionito, un po' scombussolato, ma ci si prova sperando che stasera la connessione permette. Voi invece che raccontate? Come la va? Come è iniziata la settimana? Per rispondere a Panzi, molto male. È stata veramente una faticaccia, ragazzi. Però ci sta, è settembre, ci stanno tutti i cazzapipoli che girano, si torna un po' alla vita di tutti i giorni, no? Fatemi avviare Devil May Cry che stasera, se Dio vuole, in realtà dovrebbe essere facile. Perché sono 3-4 missioni e poi ci andiamo a vedere essenzialmente il film delle cutscene fatte in live action. Questa sera non mi potrò dilungare tanto, dato che domani mattina devo svegliarmi presto per forza, Maggi, ma non ti preoccupare, Slayer, anzi ti capisco. Cioè, questo è un po' il fulcro di fare le live in mezzo alla settimana. Ovviamente la gente deve lavorare, deve svegliarsi presto e compagnia. Infatti continuo a dirlo, cioè, nel mio piccolo pensavo che le live di sabato fossero inutili, cioè fossero una roba che non si sarebbe cagato nessuno. Invece sono proprio qua il momento in cui siamo di più, perché giustamente magari c'è chi non esce o chi torna dalle uscite e tutto quanto. Buonasera Nico, come stai? Bella, benvenuta. Bienvenida. Tra l'altro io, per farvi capire quanto non mi sono fermato, non ho neanche riavviato il computer e sto streamando con Adobe Premiere di sottofondo. C'era il computer che stava tenendo la roba renderizzata da una parte, ma dettagli. Insomma, a posto ci si vede il film sui Power Rangers. Sì, ci si vede un bel filmazzone. E che siamo proprio alla finale di Devil May Cry 5. Ma guarda, tecnicamente non è ancora finita la saga. Cioè, l'originale, la, diciamo, canonica, probabilmente sì. Tocca ancora vedere, perché ripeto, una sulla DMD vorrei farla, ma tocca un attimo vedere come mi organizzo la prossima settimana. Perché sta settimana, a parte che esce un botto di roba, per chi sta su Instagram l'ha visto, perché abbiamo sia, ok, le live ricaricate, due video di quelli, uno in realtà un contorno della taverna. Ovviamente il Corgianza, tutte quelle robe. Però appunto si inizia Space Marine 1. Io sto un po' anche facendo bungeing nella lore per capire gli argomenti che ti tratta. Però appunto vediamo, anche perché quello immagino che o ce lo spariamo in una live se tira veramente male, o in due massimo, perché è uno di quei giochi che mi sa proprio di, ok, una scannonata e via. Tocca Chum, tornato nella gang, il nostro bellissimo paragone, dov'è? Proprio sul drop, perfetto. Mi è tornato per il sesto mese nella gang, paragone, sempre un onore, un piacere, grazie mille per il support, come stai? Benvenuto, intanto che io non riesco, madonna. Sta cercando di abbassare l'audio da lì, ma non ce la faccio. Due live più facili, sì, ma anche per goderselo, per andare un po' più scialli, perché io immagino che, a parte ammazzare tutto di botte, ci sarà anche un minimo di, chiamasi, trama, per quanto si voglia. Ma non mi hai salutato? Ti ho salutato, Nico, ti ho detto anche che sei bellissima. Benvenuta di nuovo. Abbastanza bene, dai. Meno male. Meno male, fatemi fare tutti i check. Tutto ciò. C'ho qualche pezzetto di cibo che gira per la bocca. Sta facendo un tour, probabilmente. Allora, dato missione 17. Fratello. La storia c'è, meno male. Perché giustamente, anzi, da quel che ho capito, in realtà tira anche delle bottarellone. Cioè, da quel che mi hanno detto, ci stanno anche dei personaggi. Tu dici, ah, me voglio, ma. Ma, diamo il via alla sigla sperando che parta come al solito. Let's have some fun. Devil May Cry.
Eccoci qui. Audio. Ok. Tanto io stasera sono armato perché sto con 2/3 ore di sonno. Sono armato di Coca-Cola Zero, quindi neanche c'è lo zucchero. Non posso neanche farmi di zucchero. Buonasera Frank, come stai? Bello, benvenuto. La sigla di Helsing DMC ci sta benissimo. Non a caso c'hai due daddy in ambe le parti. Ma ti sei preso Devil May Cry? Intendi il reboot? Se è il reboot, mi dispiace, però goditelo. Abbiamo visto l'altra sera, paragone. Allora, fatemi togliere questo perché stasera non mi sento le manine, quindi meno armi ho a portata e meglio è. La storia c'è anche molto bella con tanti colpi di scena e personaggi costruiti. Attenzione! No, tecnicamente Neko, è la terza volta che ti saluto. Buonasera di nuovo e buonasera anche alla nostra bellissima Kuro. Come stai? Bella, benvenuta. Secondo me è carino? Allora, tanto lo dobbiamo giocare, io non l'ho mai giocato, quindi per quanto... Cioè, per come mi conosco, probabilmente potrebbe anche intrigarmi, eh. Quindi. L'età, stai diventando una MILF piano piano, Nico. Tanto qua, tocca menare le mani subito, quindi si torna proprio col pepe. Dai, fatemi vedere questo Virgil demoniaco che si gigevolve. Mi voglio strappare il dente, mi dà tantissimo aver mal di denti. E ti capisco, anche perché sono collegati direttamente al cervello. Madonna, ogni volta a vederla sta roba che figa. Ma anche il parallelismo io continuo a dirlo con la mela dell'Eden, palese. Hey, Con is that the dead dude you've l'albero. been jabbering about? Doesn't look so special to me. Yep. This is where it all started. That day Mother saved me and left you behind. The thing you don't know is, she tried to save you too. She kept searching and searching. Until I killed her. I have no recollection of this tale. Or this place. It's all an illusion. Created. Ah, boh, By this Star. extraordinary Potrebbero fruit. fare qualcosa di tremendamente bello. Its power, you see, is all I ever wanted. And with this, no, I will have everything. Fatto l'audio tutto bene perché a me sta spaccando i timpani. Abbassiamo. Audio ok, meno male. Intanto potrei usare anche di alzarlo un altro pelino, No, però. brother, you don't have everything. That last shred of humanity that you still had, you just lost it. È sempre fantastica, Sid Slayer. Secondo me stare è un foglietto di carta, lo dico. Buonasera. Come to me, brother. I shall enlighten you, Dante. Ma tanto le sue spalle sono... Che ci ho fatto caso adesso? Le spalle sono due capocce. È come se è fatto da teste. Da facce, sì. Ma adoro, non ci avevo fatto caso. Cioè, solo quella sul petto. Ma in realtà è tutto fatto da facce. You ready to do this, Virgil? It all ends here. Madonna, guardalo che bello. Così, a calci in faccia subito, cominciamo. Di vergogni? No. Ah, cuccia. Buono. Che devo rientrare nel mood. Non ora. Non ok. Guardalo con questi cazzettini. Bravo. Allora, che bello. Mi hai preso.
Madonna mia, io comunque lui credo che sia uno dei boss più semplici a livello di moveset. Ma che a me mi suona come un tamburello, madonna. Perché non so come approcciarlo se non stando basso e basta. Perché c'ha delle movenze molto rapide. Ma porca troia. Allora, resettiamo, che ne dici? Dai. Non l'ho preso. Voglio provarci con Royal Guard. Ma potrò perriarli anche questi? Ok. Oh no. Che dolore. Oh, sei sceso finalmente. No, non ero acceso. This is true power. The power I sought for so long. We've been chasing this for eternity. And it's nothing but useless shit. Ci ho provato. Sarebbe stato bello. Madonna. Stai a cuccia, su, madonna, quanto bordello devi fare. L'altra mano preso. Aio. Madonna. Che con il Rogad puoi parare tutto. Sì, devo soltanto capire i tempi. Ma col cazzo. Come on. Che fa riassunto riguardo ad Assassin's Creed? Dici quello su Sweet Baby Inc. Guarda, già col fatto che c'entra Sweet Baby Inc. Non voglio infilarmici, perché è una roba che sarebbe da prendere a cinghiate. Comunque, strano sto boss. Prima mi lanta potere di magia più che lui ha, poi ti combatte a calci e laser. Ma sì, perché secondo me è semplicemente per farti capire che è come Mundus, che sembra chissà che cazzo è, che fa mega esplosioni, ma poi in realtà è Vergil quello vero. Allora, un po' di concentrazione, dai. È un po' lontano. Ciao, cazzo ho fatto? Ma porca troia, il Royal Guard. Mi ho recuperato.
Shut it up! Over here. Oh, tu fai sta roba, io faccio questo. Buono. Bastardo. Wrong, Virgil. This is no time to hold back. It would seem so. Non l'ho preso mai. Oh. How are you so powerful? You never lost anything. It's not about loss. Strength is a choice. Mi sa che non l'avevo sentito sto dialogo. Bello, è il solito discorso sull'umanità. Dante. This is the end. Va bene. Aio, meni. Sì, piedino. Dai che vorrei finirti in stile. Aia. Time to go to work. Più o meno. They're brothers? Why are they fighting each other? To see one's justice through, a man must fight for it, even if the one who stands before him is his kin. Sarebbe stata finita con quella, sì. That's ridiculous. Peccato che io non so perché sta cosa, a meno se non è per delle fight specifiche, non lo uso quasi mai. Infatti sbaglio. They must fight. Sì, si dritta nell'occhietto. Ecco, lui a DMD potrebbe essere una bella rogna, perché a un certo punto comincia a fluddare il campo. E lui a un certo punto comincia a riempire lo schermo di merda che ti deflagra. Just finishing up. Is that really your brother? I'm afraid so. Di Wish. So he was behind all this. You're on flesh and blood. Questa è la Dante, Frank. Right, è la sua lama. Guarda qui che grippini di piedi che c'ha Urizen. V, get back!
Things are about to get really messy. Continua a dire che sta cutscene, capisco che è for reasons, però lui col trickster si potrebbe teletrasportare e scapocciarlo. I want to end this battle with my own hand. Che tra l'altro anche lui c'ha le scaglie. Mi ricorda per dei frangenti nero. C'ha le scaglie tipo da lucertoloide. E chi ti dice che Dante non l'ha fatta apposta? Dici voleva rivedere il fratellino. Ho detto fai, fai. Se non puoi defeat me, then you've already lost. I will not lose. Not to Dante. I need power. More power. I know. We are one and the same, you and I. But you've lost me. And I've lost you. Oh, che bella sta cazzo di roba comunque. Yet we are connected by that one feeling. Wow, thy branches mix with mine. And our roots. Non potevano fare pace all'Inuyasha. Ma poi in che cazzo di modo? In che cazzo di modo ritorna? Niente trasformazione, bordello. Non ho silenzio con il vetro che cade, lui che si gira. Bella. Semplice, pulita. What is this? Con la casa che si rompe. Sì, sì, è oro sta cutscene. Io quando mi sto cacando addosso. Niente, uno su, uno B1, cecchini Nuketown. È ora al 100%, sì, ma è proprio veramente Devil May Cry 5, continua a dirlo, figata. È tutta colpa sua. Oh! Madò! Ma guarda che ci sta una foto di loro da piccolini! Madò! Che bello! Vedi, cazzo, quanto vorrei sapere di più di quella roba lì. Cioè, vedi, fanno un gioco su Sparda, a st'epoca. Così ti fanno la chicca di farti vedere Dante Vergi da piccolini. E poi magari mi ampli anche loro. Bellissimo, cazzo. Poi bellissimo anche il fatto che giustamente prima era una villa. E piano piano è stata inglobata nella città. Nella città. Poche parole, pesta il fratello e se ne va. Madonna. È il reboot del capo. Perché è il reboot? Perché non hanno i capelli bianchi nel reboot. Sapete che non me lo ricordo. Oddio. Infatti è più sensato un prequel, sì, onestamente. Vabbè, sì, dai. Adesso tanto abbiamo. Dobbiamo fare a cazzotti con le ombre. Solo Virgile ha i capelli bianchi. Così. Nemmeno in me. No, perché Nico vogliono lasciare, io continuo a dirlo, non fanno sta cosa del prequel, o per tutto questo tempo non l'hanno fatta, perché volevano lasciare sempre quella sorta di aria epica, no? Del, tu sai, giusto quelle 3-4 informazioni, ci costruisci sopra e ci fai la leggenda. Palese. Madonna, questo rumore. Cosa ho appena letto, Ella? Cosa ho appena letto? Spippolerò. Get out of my way, Nero! Madonna, poi guardala che bella l'ha chiamato. Defeating you like this. Col filo della lama decorato in quel modo. Come on, Virgil. Let's do this. Heal your wounds, Dante. Get strong. After that, we'll settle the matter. Madonna.
No, raga, devo vederla bugata sta cazzina. C'è un cazzo da fa. Devo vederla bugata, perché immagino che non sia questo, deve essere azzurro. Non un buco di culo storto. Damn it. If that's your brother, what happened to V? He returned to himself. Go home, Nero. This doesn't concern you. Like hell. I lost my right arm because of him. This is not your fight. Ci sono più effetti ai contorni del portale. Piano piano ci arrivo, devono servire altre 6 live run. Let me guess. I'm dead weight. Well, you can show me. What is it then? He's your father. What? I had the feeling the first time I saw you, but I just wasn't sure. And then I saw how the Yamato reacted. Anche perché ti disse nel 4 deve rimanere in famiglia. He's your father. Niente. Nico, tu devi capire che proprio Vergil stesso non sapeva di avere un figlio. Quindi immagina come siamo messi. Visto che ci sono già stati troppi patricidi e compagnia, facciamo che sto giro uno ce lo risparmiamo. Di tu, padre. Poi invece della madre non ce ne sbatto un cazzo, però vabbè. Madonna, che bello. Ma poi qua, cioè noi guarda che cazzo di buco abbiamo lasciato nel pianeta. That day, cazzo. Our positions were switched. Would our fates be different? Tu ti saresti trovato a fare Michael Jackson con un cappello. Your life and you mine. Let's settle this. Dante. Con un po' di patafix lo richiudono Star. Oh god. I thought it was over. This isn't good. We're gonna get dragged into this. Dante, what happened? My dumbass brother's back and I'm gonna rip him a new one. Virgil's how? Dante. Made it for Lady, and she paid for it, so consider it a rental. Hey, you can't just... Okay, okay, we'll take care of that later. Right now, you three get the hell out of here. I'm gonna go take care of old douchebag. Got a feeling this one's gonna be a doozy. Bello come loro non si mettono in giro neanche a mettersi in mezzo, perché tanto sanno che se devono scornare loro non ci stanno cazzi. Ma... probabilmente è come il camioncino, Kyle, anzi, probabilmente è anche sopra. Quindi se tu metti quella sedia dentro al camioncino e il camioncino lo dai a Lady, fine. Ma più che altro immaginatevi nel canon che effettivamente loro tornano e stanno tutti nel camioncino. Voi fate un incidente con... a parte che se fai un incidente col camioncino esplode la macchina. Ma nel caso in cui sopravvivi, tu vedi scendere dal camioncino Lady, Trish, Nero, Virgil e pure Dante. Tu fai, guarda. Gli dai la carta di credito, i dati per il conto e hai fatto. Ma never would have guessed. Poi Spippolo Slayer, sì. Damn it, V. Was this your plan all along? Probabilmente. Con la diva è sicuro che fa l'incidente. Constatazione amichevole, sì, ti aprono paragone, altro che constatazione. Nico dall'altra parte che si nasconde perché dice una volta tanto non ho fatto l'incidente io. Hey guys, where you been? I thought you went back into Virgil. You're gonna wish you did. Oh, the wise guy Dante. We were spawned from Virgil's abominable. Però col fatto che loro non possono uccidere niente. Come to think of it, I did know something. Posso comunque morire nella loro fight. Well, we're merely the discarded thoughts from when he was Nilo Angelo. Paradossalmente fanno danni psichici. We're here now to kill you of our own free will. Liberating. Posso solo per motivi di gameplay. Peccato. Sarebbe stato figo che rimanevi sempre con un HP. We shall, Dante. Us, not Virgil. Madonna, d'altro che bellini loro.
Sì, sì. Why the rush? I'm enjoying this. Time to go to work. Madonna, l'ho deflagrata sto giro. Che cazzo è successo? Can't wait for the ok, tanto c'è una action da parte del nostro caro Star su YouTube, attenzione. No, voi fatevi i cazzi vostri. No, non compro niente. Bresciale, bresciale. No, no, grazie, non fa niente. Ma adesso mi attaccano e me lo mettono apposta. Così sono legato a loro a vita. E tanto non so perché la rompo ogni volta sta roba, perché tecnicamente non serve un cazzo. Fortunatamente allora non sono veramente quelli dei braccialetti, Nico. Io ce n'ho uno tipo che me l'hanno messo al collo una volta. Non ho mai capito, cioè veramente non l'ho più ritrovato il tizio per ritarglielo. Mi hanno fatto tipo una stealth kill con sto cosetto, roba che potevano avermi ammazzato. Ma... oh, già 4100, qua la voglio la S perché mi avete istigato la volta scorsa. Mi raccomando, serve per evitare che Nightmare si possa riprendere la vita. Ah, aspetta, mi sa che l'ho evitato uno. Cedo! Cucciolo! Cucciolo! Stai calmo! Vaffanculo! Con che cazzo sto? Ho sbagliato! Ha workato! Ma che cazzo fai? È vero che ce l'hai pure tu? Ne hai mai preso? È diventato re del posto da cui veniva. Cosa? Che mi son perso? Altra reaction. Tutta roba immaginata a tema Warhammer. No, sono risceso. Fanculo. Qua bisogna stare attenti. No, no, non compro niente di nuovo. Dove cazzo vado? Ok. Guarda che bello. Risceso, vieni qui. Oggi niente Warhammer. Peccato. Ah, ma mi sa che ecco, è questo quello che ignoro sempre. Forse? Sì. Questo mi sa che non l'ho preso neanche la prima volta. E mi sa che è il famoso robo che mi avevate detto di guardarmi dietro, probabilmente. E ah, stasera starò on fire. Questi sono tutti, non meglio non posso dire. Vieni qui, bello, sì, e procedo a tirargli un cazzotto sui denti. Ma scusa, ci sei solo tu? Non ti posso pushare, toccava provare. Come scappi? Cazzo. Minchia, tu sei stronzo quando stai in volo, eh.
Mi sto sottovaluta. Vieni qua, su. Oh, meno male. Ah, che cazzo dai. Scusa, ha fatto tre volte animation canceling. Ha fatto l'attacco, poi si è trasformato e ha fatto qualcos'altro. Fanculo. Ma ha preso. No. Aspetta, Let's go, partners. Che l'ho salvata in corner. Porca puttana, l'ho sottovalutato, lo so che sono sceso. Porca troia. Mi hanno menato come un tamburello africano. Dio Cristo. Ha un pelo dalla morte, ma davvero. Mi date una cura, per favore. No, Niente. Qua bisogna... Vabbè, lo sapete che tanto non ci riesco, no? Ciao. Bring it on. This is great. Not the worst place to die. But that's not on my agenda just yet. Ma vaffanculo. Guarda proprio lì sono andato. Ma scusate, ma adesso però mi devo incazzare. No, mi arrendo. Mi devo incazzare perché, scusate, l'ha fatta in volo, si è aperta e poi è ricaduta per terra e si è riaperta. Cosa cazzo vuol dire? Perdonatemi. Emlock, grazie mille per i ride, bello, benvenuto. Va bene. Ma domanda, riprova, che cosa significa? Scusa, ma mi fa ricominciare da qua. Però non mi dà il per 1.2, no? Però mi sa che... No, aspetta. Perché mi ha resettato i punti stile, perché morire non è stiloso per fare una città, no? Io voglio quella foto da quando l'ho sentita. Quella foto sarà nostra. Il mio naso. Allora. Un po' più veloci. Never would have guessed you'd come back. Damn it, V. Alright, let's get started. This will be quite the fun. Time to go to work. Allora, piano. Piano, piano.
come ai vecchi tempi, con la doppietta. Sì, sì, sui denti per stannarli per terra e poi aprirli. Sì, vabbè. E chi cosa cazzo hai mirato? Ma com'è possibile? È andato da un'altra parte. Le. Sì, sì. That doesn't sound good. Yeah, I'm sure it's fine. Questo è il modo per andare speedrunnati, ragazzi, con il trickster. Sbagliato. Questa è la tecnica segreta. Mai preso. No! Buono, eh? Sì, sì, vai, vai. No, da, scusa, perché è invulnerabile mentre fa quella cosa. Ma vai a cagare. E tra l'altro è anche occupato. Ma qua ho perso. Running away? Nah, didn't think so. Che ovvio che ho perso, mi sono fatto colpire come uno stronzo. Però già che... No, è vero, c'è ancora l'altro scontro. Il fatto che devo pushare Griffon, perché Griffon è fastidioso. Giustamente ti continua a punzecchiare. Se sei un nemico... Se sei un nemico, gli fai un cazzo. Se sei Dante, ti sfotte lo stile, ovviamente. Ciao. Ah, ma tanto mi sa che avevo perso pure questo. Io comunque veramente. Sto posto è l'inferno. Griffon? L'ho menato. Ma perché ho menato così forte Griffon che non è rispawnato qua? Ah, ok. Che fai? You can't kill what's already dead. That demon is a demon, even a shit. Culo. Not a bad line. Feel the same way. Non questo. Guarda che me l'ha fatta sprega. Ma senti che bella host. Ma guarda che me l'ha annullata, vaffanculo. Bastardo. Madonna. Shadow, sei proprio bastardo, eh. E tanto siamo di nuovo da capo a 12, perché mi faccio menare come uno stronzo da Shadow. Vaffanculo. È sempre lui che mi mena forte forte. Tanto siamo da capo a 12 qua.
Bring it on! This is a grave! Not the worst place to die. But death's not on my agenda just yet. Mai preso, Ci sono varie colonne. Se è corto vita, prova a distruggere per recuperare vita. È troppo tardi. Troppo tardi. Tanto mi sembra di stare vivendo Devil May Cry 1. Quando io mi ricordo la prima volta che eravamo in quella cazzo di piazzola, madonna quante pizze mi ha tirato sui denti Shadow, ed è veramente tornato, Questa sì, è una mega citazione Devil May Cry 1. Devo stare più attenta perché Griffon me lo riesco a gestire. È Shadow che c'ha una combo in particolare che mi frega, perché quando lui si depoppa io penso che spona da un'altra parte. No, è che è una schivata con cui si rientra. E capisco Slayer, sì. Capisco. Come here! Why the rush? Madonna, sta cosa dell'input continua a dirlo. Spero che in futuro comunque la migliorino, perché ci vuole un attimo. Ci vuole veramente un attimo, perché gli sono andato alle spalle e invece di fare i vari proiettili di fulmine ha fatto quell'attacco che però non puoi cancellare. Mi sono sempre chiesto perché in Devil May Cry non fanno qualcosa a livello omnidirezionale. Cioè, nel senso, tanto se io sto... molte cose è con l'R1. Se io sto mirando quello, l'attacco è direzionato verso quello. Oops. That doesn't sound good. Che sia un avanti indietro. E vai, quasi sono divertiti. Arrivederci, Perché ci vuole un attimo, soprattutto dove in quegli attacchi che non puoi cancellare, che rimani fregato fortissimo. Oh, ti cancella l'animazione sta cosa. Vabbè, madonna, una volta! Pezzo di merda. E ho pure sbagliato. Però forse no. Una volta ho sbagliato. Mi ha punito fortissimo. Maledetto. Anche perché poi ti tiene bloccato, Giustamente è combattere contro V che fa di tutto. Non quello. Devo sfruttare più gli attacchi a distanza. Soprattutto con Shadow. Perché se stanna molto facilmente. Che tanto mi sa... No, non era una cosa del... anche dell'originale, vero? Let's go, time to go to work.
No. Ma stai, cuccia Griffon. Come cazzo sta andando? Griffon, stai a cuccia un attimo, su. Dai, no. Va bene. Rimani là, Shadow. No, vaffanculo, minchia. Ha fatto proprio la combo quella enorme. Maledicto. Ok. Ho sbagliato! Più o meno. Va bene comunque. No, guarda che m'ha preso nonostante l'avessi predictata. Guarda, madonna. Gatto di merda. Madonna. Almeno ci siamo arrivati con un po' più di vita. Fanculo. Minchia, Shadow comunque mi sta tirando delle slippe ogni tanto. Bastardo, madonna. Ma proprio cattive. Allora, quindi queste torri danno della vita. Più o meno. Dai, accuccia. E tu pure di grotto. È arrivato prima lui. Ho sbagliato. Buono. Preso. Fanculo. Ma scusa, ma sti fulmini veramente ma si teletrasportano a cazzo in giro? Right where I
Shadow, stai calmo, su. Fammi menare sto pennuto. No. Ah, ma perché si cura pure lui. Ecco dove cazzo è la gimmick. Sì, Shadow però, in grazia di Dio, scendi. Lo stile qua se ne va a fanculo, eh. Meno male. Tacci tua. Allora, tu te ne vai a fanculo. Io pusho te. E mai preso, eh. Ma che cazzo sto vedendo lì io? Cosa? Donna Shadow, che fastidio, eh. Ci tieni proprio al tuo amichetto qua. Ci tieni proprio, eh. Eppure tu vedo. Che cazzo fai? Raga, ma quanto cazzo sta durando? Ma Dio Madonna! Oh. Tu! Ovviamente mentre fai sta cosa non sei corporeo. Dai! Caputtana Griffon. Oh, vada via al Q. Su. Madonna, è durato più di Virgil, Dio Cristo. Ma che è? Puttana madosca. Che tanto non l'ho fatto neanche. Non l'ho fatto perché è 4004. Perché giustamente devo pushare Shadow. Devo pushare Nightmare, però Dio Madonna. Us. This is our final flight. And the end of Virgil's nightmares. Ma vaffanculo. Per quanto sia una scena triste. Godspeed, Dante. Peccato che però loro c'hanno delle robe differenti in questa boss fight. È veramente un peccato. It's been a bash. Cioè tipo che Griffon, la V che fa con i fulmini quando si chiude cambia posizione. Che Shadow può farlo tre volte quel mozzico.
Cioè, è tipo veramente via all'ennesima potenza. È un cacciarone della Madonna. Guarda, solo se c'ha culo, ma non credo. Porca puttana. Dai, vabbè, dopo se la riproviamo. Anche se, Madonna, raga, ma è un parto. Mi mancheranno questi insetti. Ma perché questi insetti, poverini? No, no, veramente. C'ho il batticuore. Ah, mo. C'è sta pure il daddy. Minchia, gioia. Ciao Virgil. Minchia, lui adesso mi aprirà il culo come veramente non so. Buonasera, hey, Virgil. Your portal opening days are over. Voglio anch'io la mia sedia di plastica. If you want it, then you'll have to take it. Sai che bello, invece di dammi Yamato, dammi quella sedia. But you already knew that. I had a feeling you'd say that. Ah, beh, è vero che qua è rapido, è indolore. Meno male. How many times have we fought? Tante. E ogni volta mi bagno. It's the only memory I have of us since we were kids. Poi vedi qua, in questa roba non c'è. Io quando vedo sti sorrisi non vedo cattiveria. Vedo due fratelli a cui piace farle a botte, basta. Per dire c'ho ragione io. Ah, qua sei più cattivo. Ma e fai pure più male. Ah, non posso perriarlo quello, peccato. Allora, fammi fare il momento bello. Su! Dai, cocciolone. Ah, pensavo di pararti. Peccato. Rubatissima. Allora, l'unica fatta di queste spadine è che sono talmente piccole laggiù che ogni volta che le... cioè, non... devo stare sempre con l'occhiolino lì perché altrimenti... non c'è... dovrebbero fare un rumore molto più assordante per farle più pulite. Grazie per essere stato con noi, Slay, e ci divertiamo. Sì, infatti questa l'avrete notato. L'ho fatto per fare il coglione. Mi piace sempre affrontarlo per... ricomi... vabbè che tanto pure riprova. Madonna. Sarà come su Devil May Cry 3? Probabile. I won't lose to the likes of you. Ah, cioè cominci proprio così. Madonna. Cioè vedi, io non le vedo quelle cazzo di cose quando appaiono. Yeah.
Potevo entrare meglio. Non volevo fare questa, Virgil, perdona, ma l'input ogni volta va al contrario. Madonna, non le vedo mai! Non le vedo mai ste cazzo di lamette! Gesù santissimo! Non ci sta un cazzo da fare! Ah, beh, è vero che questo c'ha il range di un morto. Sbagliato. Ah, cazzo, è vero. No, non mi devo fare degli occhiali migliori. Mi devo fare proprio gli occhi. Devo impiantarmelo qui, perché sennò non lo vedo. Andiamo difensivi? Ne fai 5. Adoro. Figata. Questa roba mi shottava, vero, se non la berriavo. Ah, minchia, non mi shotta, ma quasi. Ciao Virgil. Non ho capito che cazzo è successo. Ma va bene lo stesso. Minchia, ti dà molto meno tempo per scappare. Adoro. Pure questi rigiri. Aspetta che sto a fare un'animazione lunga. Non dovevo, scusa. Donna, quanti cazzo ne fa? È troppo presto. Sono morto. Dai, per culato, perché la... Oh, addirittura c'hai la finisher unica. C'hai la schermata unica, ma che figata. Comunque sì, adoro il fatto che hanno anche cambiato i boss. Perché se prima ne comincia con uno e poi faceva tre, adesso arriva che ne fa uno e poi ne fa cinque. Cinque o sei, non li ho visti bene. Hai visto, Sistar? Simena Virgillo, benvenuto. Capito, ma cominci così. Cioè, neanche mi chiedi di uscire. Nel senso... Ah, non sono stato abbastanza veloce. Micchia, quelli sono multi-hit. Non si blocca dopo che perdi il primo. Tu non ti avvicina troppo, eh. Da qua vicino non le so perriare. Sì, devi proprio pusharlo forte. Right.
Fammi fare un emote, su! Ho capito che ti rode il culo. Poi mi meni, dammi un attimo. Oh, periato male. It's just about time to settle this. Free. That's right. È scappato. Come on. Cut you down. Minchia, sono 5 di fila, ma sono difficili e c'hanno un input di entrata greve. Io ci sto provando, ma porca troia. Non l'ho visto. Ma scusate, ma comunque ci sono delle volte che sono dei figli di puttana. Si è infilato da una parte e poi è spawnato da un'altra perché si era buggato. Ma è l'unica. No, comunque non puoi pusharlo in questo caso, eh. Poco da fare. Sì, vabbè, ma il Sin Devil Trigger è una cittonata, continuo a dirlo. No, no! La telecamera era in un altro castello. Che cosa cazzo stava inquadrando? Cioè, io mi sono ritrovato un... Ma che cazzo... Ma c'è... grazie! Aie. Ma guarda che cazzo mi ha fottuto. Mi ha fottuto quella cazzo di spadina che gli era rimasta attorno. Vaffanculo. Al massimo pensiero della tua forma è quello, sì. Però mica gli toglie veramente tanto, eh. Porca troia. Guarda che cosa mi ha fottuto quella spadina di merda. Ci sono veramente questi momenti in cui ci stanno queste due tre cazzate che è un peccato. Io letteralmente stavo guardando un sasso di merda e mi sono trovato un Judgment Cut sui denti. Che cazzo? I won't lose to the likes of you. Basta, oh, ma ci provi sempre, eh? So. Oh, ho sbagliato per sti cazzo di input. Overkill.
qua sono stato io. Io ogni tanto ci provo, perché penso che magari il danno lo stanno un cazzo. In quei momenti stanno proprio in hyper armor e basta. Dovevi fare le pallette, ma va bene lo stesso. Va bene. Minchia, te stanni con le pistole poi. Non prosegui? Non dovevo. Perché non la prosegue più? It's just about time to settle. Gotta move back. That's right. Come on. Ah, beh, è vero che non parti subito come un razzetto. È un 1-2-3. Perché sto cercando di sperimentare, sta per vedere anche altre entrate. Queste posso farle con... Sì, è un 1-2-3 molto ritmato, mettiamola così. Perché lui dovrebbe sfondare la roba e poi arrivare in picchiata, no? Ok. E adesso... Minchia, sono 5, vero? Adesso lo riconosco. Cioè, adesso non si è teletrasportato a cazzo. Non morire così, però, eh. La vedo difficile. Ah, cioè, proprio così ci... cioè, clash tra Sin Devil Trigger. Giustamente poi mi coguni. Oi, so! Scum. Try and keep up. Oh, minchia, pelo pelo. Ho sbagliato. Bravo. No! Vaffanculo, guarda come cazzo mi hai preso. Bucio di culo che c'hai, figlio mio, eh. Ma perché cazzo ci ho provato con così poca vita? Perché io voglio fare lo sgargiullo. Ma cosa ho fatto? Ho strillato il microfono, perdonate. Dai che sta lì. Dai, in realtà dovrei fare meno test. Però visto che è l'ultima ci stanno. Anche se poi abbiamo, non dico 2 ore, ma più o meno di roba da vedere. Allora. I won't lose to the likes of you, little brother. Time to go to work. Come on. Just right away. Now the fun starts. Make it rain and the banana.
Fregato. Lo sapevo che lo facevi, stronzo. Zucca. Minchia, da sto giro mi ha fottuto lui, mi ha prolungato il tempo di recupero del Sin Devil Trigger, pezzo di merda. Tanto chi è ritornato nella gang? Ho visto il nostro bellissimo logo, grazie mille per l'abbonamento, per quanto però? Forse è il primo? No, però c'è scritto è rientrato, comunque grazie mille per il support, è sempre un onore, un piacere, buonasera a te, Foto, come stai? Bellissimo, benvenuto. Minchia, questo è stato bello però, eh. No, no, ma infatti questo mi è piaciuto perché l'ho fottuto anche, mi sono fatto prendere apposta con la presa perché volevo fargli il coso. Volevo rispondergli con il Royal Guard. No, aspetta, non devo fare questo perché sennò mi dà punti di merda. Anche se non so se in realtà basta non fare continuo, eh. Cioè, basta non usare gemmina di merda. Tanto è stata una laggata. Ma potrò per... No, non è ora di fare i test. Little brother. Time to go to work. Overkill.
It's just about time to settle this. That's right. Come on. Come. Stretch. Stretch. Vero che sono 5. Madonna. No, non devo usarlo il Sin Devil Trigger. C'è un cazzo, perché o arrivo qua con più vita o lui mi apre. Porca troia. E di nuovo si teletrasporta. Sì, ma perché secondo me c'è un... Sì, tipo bugga l'animazione. Lui dovrebbe andare un po' più lungo. Però forse è qualcosa a livello di timing. Cioè che è fatto per farti rimanere la memoria muscolare del Perry. E quindi arriva comunque. Peccato che tu lo vedi là e dici ok, sta arrivando. Poi fa puff. Non rigeneri vita, no. I won't lose to the likes of you. Oggi cambi. Come mai? Ah, oddio, perché le rompono. Adoro. Chapeau. Cut you down.
Non ti stanni, eh. Peccato che a sto giro vinco io. E fu così. Madonna, pensavo di averla calcolata bene. Vaffanculo. Guarda di quanta cazzo di vita gli era rimasta. No, questa è la prima volta che lo affronti. Non è... è la 19, non è la 20. Porca troia. Ogni volta comunque arriviamo lì e ci sta un cazzo da fare, però bello. Cioè, raga, io non mi ci incazzo neanche perché è proprio bello, Virgil. Ma secondo me la 20 è tipo una gimmick, Star. I won't lose to the likes of you, little brother. Time to go to work. I won't make much from this small fry. Here's a little something for you. Fanculo, guarda che manco lui ci pensava ad averla presa. L'ha continuata dopo. E non se l'aspettava neanche lui. In realtà io potrei approfittarne adesso per farti dei danni. Perché tanto ho tanta vita, quindi pure se mi colpisci posso andare. Perché tu adesso dovessi fare il recuperone, la carica. You're finished.
Madonna del male. Madonna, che fastidio che appare a cazzo! Madonna! Che fastidio! Non mi aspettavo a apparirsi là. Ah beh no, fatto cazzata. You're finished. Slay all. Questo no bueno. Ah, cazzo. Chi è, raga? Donna, siamo sempre lì, madonna. È partita una gara insieme al Perry? Abbiamo perso qualche frame, sì. Io ho dato la sedia, adesso è troppo forte. Madonna. L'unica cosa che mi sta dando fastidio è quando cazzo si teletrasporta. Perché, in realtà, quindi, se lo facesse sempre è una figata, no? Perché ti frega. No, no, lo fa arbitrariamente. Devo capire se è una roba effettiva, cioè di moveset o meno. Tipo a chance. Chissà se ti posso pushare mentre fai quella cazzata. Minchia, pensavo di stare in Trickster. Mo cominciava a confondermi. Adesso mi apre. Ti piace? Don't move, dai. It's just about time to settle. That's right. Come on. You're finished. Cut you down. You wretch. Madonna mia, che merda. Sì, ma a sto punto, ok, davvero lo fa. Davvero mi sa che lo fa sempre, forse. Io sono morto tanto.
cioè, avevo un peto di vita, non potevo fare niente. Sì, ciao, Virgil. Ah! Not here. Virgil non mi apriva il culo così tante volte da Devil May Cry 3. Mi sembra di rivivere la prima volta su Devil May Cry 3. Ma quelli di Reminder sono un'altra. Mi sono distratto. Vabbè, guarda, la prendo. Non gliene è sbattuto un cazzo neanche che sono andato in Devil Trigger per annullarla. Perché è quella iniziale che dicono: guarda, se ti sei fatto prendere. Io in realtà Dante l'ho trovato molto più facile. E sono troppo distratto. Peccato perché sapevo tutti i cazzapippoli. Ma perché continuo a provare a perriarla sta roba? No, sì, te stai a far colpire. Ti stavi facendo colpire per grazia. Aio. Questa mi sa che è andata male. C'ho questo vago presentimento. Non lo so. No, non riprova. Vabbè, dai, vediamo con il riprova, ma. Allora. Minchia, sembra che gli ho tirato una testata tra le palle e ha tirato una laggata. Stavo guardando il frame rate, la connessione, ragazzi, sì. Pensavo questa è Royal Guard. About time to settle this. That's right. Come on. Io in realtà qua potrei risparmiare vita, però è da pussi non provarci. Dio madonna, poi il male che fai. Volevo risparmiarmela.
Non voglio trasformarmi, l'ho cliccato per sbaglio. Va bene. Cos'è che mi ha fatto quel male? Cosa mi ha preso? Non ulto nemmeno. O forse ci riesco? Ci riesco. Ma tanto adesso rimane la solita cosa. Lui mi fotterà fortissimo nel culo. Appunto. La telecamera vuole... Oh, ok. Allora, devo eliminare il doppelganger. Un cazzotto alla volta. Dio la madonna del danno che fa sto cazzo di doppelganger. Questa è tipo la mossa di Radan che la mette in mezzo a cazzo. Vaffanculo. Dici che dovrebbe finire. Perché il fatto è che dura veramente tanto. Potrei farmela più sghecia sghecia. Va bene. Va bene, va bene. Allora, fammi togliere tanto questi perché non li sto usando mai. Questa è quella buona, ragazzi. Per fare una citazione, me la sento. Non credo. I won't lose to the likes of you, little brother. No! Time to go to work. Freeze!
much from this small fry. Blast him! Here's a little something for ya. Now the fun starts. You wreck! You're finished. It's just about time to settle this. That's right. Come on. My son means nothing to me. Think you can beat me? Not a million years. Save that until you win, if you can. I won't make much from this.
Nero, it's my son. Dio santo. Yeah, dumbass. Perdonate il silenzio. Sono stato veramente tanto zitto sto giro. Well, well. That was a long time ago. Ammetto però di avere il batticuore. È sempre bello affrontarlo e sconfiggerlo. I think it's about time we ended this. Che belli tutti e due. Ogni volta penso che è tipo un glitch audio, mentre no, è Nero che è veloce più del suono, probabilmente. E poi è bello che li tiene anche con le ali. Gli tiene le armi con le ali, non ci avevo fatto caso. Figata. Certo, il fatto che lui abbia gli occhi... Vabbè che mi sa che ce l'hanno tutti gli occhi tipo gialli, eh. Credo che comunque si sia fatta una certa, quindi... No, dai, vaffanculo! No, dai! Ma cagare, dai che la volevo, quella cazzo di foto! Vaffanculo. E allora, a maggior ragione, me la devo rifare, sì. Maggior ragione, prossima volta, visto perché dovremmo vederci appunto i live action, facciamo un episodio finale extra dove ci finiamo le ultime S... E ci andiamo a vedere poi i live action. Tanto grazie per il supporto con la pubblicità. The true power. Perché la foto di Vergi la voglio. Peccato perché dovremmo vedere appunto i live action. Ma raga, due ore se vanno i due di notte. Sarà una live per chillare, un cazzo. Hello? Nero? Is that you, Nero? Ma tanto mi sa che ho skippato. Ho skippato una cutscene. When I was a kid, I... O non è partita? I was alone. You and Kratos were all I knew. And now all of a sudden I find out I have a family. What am I supposed to do with that? You always know which path is right and which is wrong. There's no need to doubt yourself. Ok, mi sa per istinto l'ho premuto, cazzo. Thanks. I guess that's all I needed to hear. I have one last thing to take care of. Tipo il fatto che non ha caricato il telefono, ragazzi. Madonna. Then I'm coming home. I couldn't protect Kratos to this day. Tanto mi sa che questo è l'host del 4, eh. But this time is different. Né quella che canta. No, ma forse non è. Quella che canta la signorina in chiesa. Forse. Sì, era. Non mi veniva il nome. Che tra l'altro bello che c'ha proprio tipo sorta cicatrice dove c'era il braccio, eh. Non ci avevo fatto caso la prima volta. C'ha una cicatrizzona bianca. Giustamente. Bello come qua palesemente riesce a fermarli giusto perché se sono stati a menà per ore. Nulla mi farà cambiare questa cosa in testa. This is curious. Nero. Che tra l'altro effettivamente lui ricorda Nero Angelo perché c'ha queste cornettone sopra. Mi sa che l'avevo già detto. Power is this? What the hell? E Arkham furbissimo. Dice guarda. Right here. Io mi faccio menare poi. Filo. Listen to me. I told you already. This is not your... Oh.
Intanto ho scoperto che qua Dante si vede di sfondo da qualche parte mentre affronti Virgilio. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. Tipo fare degli sparring e non infilzarsi. To this sibling rivalry. You came all this way. La risata di chissà che è stato appena colpito solo perché è debole. V, whatever you call yourself, Dante's not gonna die here, and neither are you. Do you have a problem with that? Not gonna die my ass. That bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default, I beat you. Io non ce la faccio a prenderli sul... Cioè, vedi, questo ha maggior ragione. Loro che se stanno a menare per chillà. Cioè, secondo me fin dall'inizio non si volevano ammazzare. Io sta cosa non me la toglierò di testa. Perché vedi che dice: guarda, tu hai tirato un cazzotto a Dante e l'hai stecchito. Se cote e sono più forte. Che cazzo vuol dire? È proprio tipo ammemata. Fado, sì. Guarda con queste ali da pollo. Dante dovrebbe essere da qualche parte. Aspetta. Ci dovrebbe essere Dante da qualche parte qua. Nero. Ma tanto è vero, invece di fare così. Eccolo! Come si fa? Laggiù c'è Dante. Dice: ma che cazzo, ma ammenate, ma a me che cazzo me ne frega. Aspetta, mo cominciamo. È quell'altro, vero? Ma senti che bella sta versione di Devil Trigger. Minchia! Puoi counterarlo mentre sta per partire. Adoro! Mi hai preso. Avrei dovuto farlo prima. E tu? Contro il tuo stesso... vabbè, pure a rallenti. Aspetta, Oh, noi work è più veloce addirittura di sta roba, Ah beh, è vero che ti devi sempre ste lamette tu. Of your existence or your strength. Both, you fucking asshole. Cut you down. Stop where you are. Ma è vero che fai queste cazzo di lamette. Senti, dove sta il tuo fantasmino? No. Minchia, non posso. Scusa, in teoria non posso shottarglielo. Ah no, è morto da qualche parte effettivamente. Non sono Dante. Oh, come cazzo? Ah, perché sei stannato con il proiettile, giustamente. E perché qua sei più debole rispetto a quando stai con Dante. Ah, io si muore.
o si fa qualcosa di figo. Probabilmente si muore. Cazzo, un pedo di merda. L'ho fatto un cazzo di pedo più tardi. Dai. Invece sei danno, davvero. Silver Bullet, tra l'altro, bellissimo. Silver Bulletto. La vostra liberazione è... No, che? È vicina. È stato bello, la vostra liberazione è vicina. No, più che altro volevo inizialmente vederlo, Elda, il Tokyo Game Show, però ho scoperto che tipo sono 27 robe. Cioè, sono tipo il giorno prima, il giorno dopo e compagnia, quindi semplicemente settimana prossima recuperiamo tutti i trailer e via. Giusto, magari se annunciano qualcosa di interessante, vediamo a fine live. Nothing to do with you. Stand down. Nero. Un peto lontano, Eri. Ma magari il 2 starci. Non ce l'ho ancora. No, dai, che ti volevo fare il counter. Porca troia, buonanotte Kai, grazie per essere stato con noi, bello. Madonna, meno male. Ci vediamo domani, bello. Ah, è partita comunque. Mi ero dimenticato che doveva attivare. Of your existence or your strength. Both, you fucking asshole. Cut you down. Stop. Slow. You're finished. Sai che Twist Star si stacca tutto e si va fortissimo. Minchia, t'ho missato fortissimo. Lo so, mi stanni per tanto. Oh, proprio non te stanni, eh? E vieni qua, fantasmino dei miei coglioni. You down.
Madonna, ci ho giocato tutto in quell'ultimo proiettile. Minchia, che merda che ho fatto. Ecco, questa sarà un'altra di quelle rognose. Oh, brother. You cut off your own sense of power. No, sta semplicemente che ci vorranno anni. Enough, damn it. The underworld is taking over. Questa sarà un'altra di quelle da fare S, che sarà una un parto. Un parto di quelli grandi proprio. He's right. We need to close that portal. Hey, you lost, so you better do what he says. Cioè, sentite la memata. E neanche loro ci credono. I can still fight. But if those roots continue to spread through town, it'll just interfere with our business. Vedi, è semplicemente Zunderino. Cioè, sui due fratelli che vanno a sistemare la faccenda perché gli rompono i coglioni mentre lottano, più che altro. Evidently. Wait, where are you going? We need to sever the Clyphod roots from the underworld itself. Then we'll seal the portal with the Yamato. Hang on. If you do that, you can't come back. Why do you think I'm going? Somebody's gotta keep an eye on your old man. D'altro non possono tornare. Oltre alla Yamato, lui palesemente c'ha il gioiello di famiglia sul qua, cazzo dell'ama, che è un'altra. Stay here while you both go. It's because you're here, we can go. Devi farlo perfect, Star. O devi conoscere il boss talmente tanto bene. A parte non farsi colpire come delle merde costantemente. Yeah. I know. Però Virgil è quel tipo di boss che per farlo S devi sapere quando gli puoi entrare. Ecco, quindi metti da cuccia, ragazzino. Lo sguardo. Lo sguardo dei daddy che ti dice stai a cuccia, dai. Sai che Twisted, se Dante non aveva il Devil Trigger o il Sin, ti schiattava per terra? Fortissimo, ti schiacciava. Io continuo a dire che nel canon poi sono tornati tipo 3 giorni dopo. Beh, pallice caia, amato. Cioè, o stanno facendo silenzio stampa perché pure loro non sanno un modo per tenerli giù. Perché? O semplicemente quando li vedi nel camioncino tutti insieme, stanno nel camioncino tutti insieme. Perché alla fine, giustamente, Nero che cazzo ne sa che l'ha chiamato fa quel che fa. Sì, tecnicamente stanno ancora sotto acqua. Cioè, però vedi, io vedo sempre quella cosa del... Stanno laggiù, non perché sono bloccati, perché stanno a fa' cazzotti. Poi prima o poi si stancheranno, li poppano. I'm still in freaking shock. About what? Duh. Your arm? Who the hell grows an arm back? It's just weird. It's like a lizard tail or something. Look, I don't know, it just grew. I mean, are you kidding me? Lots of weird stuff happened. Che tanto sta cazzata che dice Nico non è che neanche così... Cioè, magari perché lui col fatto che è tipo lucertoloide veramente gli è ricresciuto. O se sta con un braccio a Dante gli ricresce. Vabbè che qua la capacità rigenerativa che c'hanno. Pure che cazzo di scorci sto facendo. So, how's it feel? How's what feel? Saving the man who killed your own father. Heard Dante killed Virgil once. Quante volte non si sono fatti fuori a vicenda. Quanto lo stava a leggere. It's okay to cry. Ah, ok. Allora se è una cosa normale, va bene. Perché io pensavo che fosse che era la prima volta che succedeva con Nero e basta. Quindi no, succede spesso che gli partono arti. You think I'm a demon? I didn't cry when my asshole daddy died. But... Yeah, I know. I wouldn't be here without him, that's a biological fact. Right. All I'm saying is, tough guy. Ma è una roba molto giapponese. Continua a dirlo. I'm not gonna cry. Will you shut up? Will you stop it? Look at you. You're nobody. Why would you cry on my shoulder? Stop saying cry. Questa cosa comunque è oro. You say cry again. Devil may cry. You said it. Hey.
Kirie. Yeah, I'm coming home. Oh yeah, I don't want to spoil it, but I got a surprise for you. Oh yeah, he's got a huge surprise. You shut up! Questa palesemente battuta a doppio senso. Nico, ma you know, in her big mouth. Secondo me la prima cosa che vede Kiri è che si sbrilluccicano gli occhi. What the hell's your problem? Where'd you learn to try? È una di quelle robe, Nico, che è sempre bella, perché se la fai bene ti dà quel veramente quella piccola esplosione di godimento. Vabbè. Vabbè. Got an arm. Good. It's a prototype, and this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it, and it's a work of art. I gotcha. And it ain't complete without you. Well, how sweet. Feels good. Tanto si continua a dire sta cazzina, è veramente speculare a quella iniziale. Fortissimo. So, devil's cry, huh? Let's hear what that sounds like. E d'altro io continuo a dire, a me mi manca una roba da sbloccare con Dante. Vediamo se c'è qualche kick anche qua. Non lo so, perché non l'ho sbloccata, non ho capito come si forse alla fine proprio di sta roba, perché potrebbe essere. Ah, l'avevo caricata. Modo per incularvi a sangue, madonna, godo. Scusate, troppo, perché li stanno con questa cazzata. Madonna, quanti cazzi mi sono appena semplificato. Ti ho missato. Adesso si sblocca Devil May Cry PvP. So all we gotta do is cut this thing down. That's right. Che twist. I'm more than capable of handling this on my own. Allora guarda che bello qua sotto, tutto bianco. And someone to keep an eye on you. Fine by me. Let's give them what they want. Trick ya. Ah, pure tu. Ah,
sarebbe il bordello il PvP, ma sarebbe qualcosa di incredibile se gestito bene. Poi immaginati le competitive, altro che picchiaduro. Jill, mio. Questo conta come mio. No, lo... Povero, è stato gag bengato. Vinto Doom, mi sa. No, è ancora da fare. Però sì, credo, dai, forse una piccola live extra ce la facciamo. Così che poi rimettiamo a paro, no? La settimana si fa Warhammer Space Marine 1. Prossima Warhammer Space Marine 1 lo finiamo, probabilmente, perché sono due cose. E finiamo anche... diciamo che sarà un extra. Sarà una extra della Madonna e basta. Non so se più che altro vedersi soltanto... perché sennò diventa freebooting propotente. Cioè, se provo a fare un po' di S e poi ci andiamo a vedere le robe. E poi... cioè, in realtà dipende. Cioè, il reboot tocca vedere anche, perché mo esce Veilguard, sì. Però quanto potrà durare Veilguard? Ultime parole famose. Ci troviamo nel 2025 mischiati con Veilguard e Cyberpunk, guarda. Anche se credo che Cyberpunk non durerà ancora così tanto. Cioè, durerà ancora tante live, quello sì. Però non credo arriverà ai livelli di Inquisition, perché non c'è così tanto completismo tossico. Chiamala così. Madonna, guarda che bella. La zona più piccola di Inquisition è più dettagliata, meno male. Ho spippolato un po' di quello che avete chiacchierato sul gruppo, non sono stato presente, però meno male. Anche la volta scorsa questa? Tecnicamente quel muro è esploso, però vabbè, l'avranno ricostruito. Ah, tanto aspetta, ma questa potevo, è vero? Sono stronzo. Madonna, guarda quella cazzo di insegna direttamente a Devil May Cry 1. Ecco, vedete questa roba, io continuo a dire, i giapponesi ci si fanno le seghe. Well, no sign of him. Nothing. Mai capito perché. Questa è letteralmente fetish. Vedetelo così. I've been thinking it's almost time for me to settle down somewhere. No, I don't think so. I rather quite like it. Oh, I hate to spoil your dreams, ladies, but that shit ain't gonna happen. What do you mean, Morrison? See, there's this. Vedi sto teaser. Cioè, sembra quasi come se fanno un uno spin-off. Said something like, "My dearest friend, I know you'll keep this safe because them crazy bitches." Did I say crazy bitches? I'm sorry, I meant ladies. Anyway, the rest of the story is not important. You get the gist. I wonder if he even plans on coming back. Got me. What is important is I have a job for you two. A meno che non faranno una sorta di spin-off su loro due, ma non credo. Cioè, il staccazzi in finale è per dire semplicemente che continuerà a esserci la Devil May Cry. Che tra l'altro ha una sorta di freebooter chiamato Nero, perché pure lui ce l'insegna. No, forse la sua è? C'aveva un'altra Devil Never. Devil Never, boh, mi ricordo, mo. Comunque l'ha ereditata Virgil da vista cosa di sti... scarpe un po' così. I'm up one. Where did you learn to count? We're even. Che ho fatto ieri?
You know, avevo spippolato Elda, però non ho avuto tempo per vedere la roba. This is never gonna end. Maybe. We got plenty of time. E poi la cambia, ok. Ah, beh, è vero, perché l'insegna gli era stata regalata a Nero, poi. Cioè, c'era tipo... avevo letto in qualche cosa di Slayer che gliel'ha regalata. Gli ha regalato la vecchia insegna, forse. Ah, per quello, Nego, ci stanno un sacco di fumetti, manga... Light novel... Diciamo che possono anche ampliare. E per rispondere a quello che hai chiesto prima, non la cosa delle dita, i giapponesi c'hanno questo fetish stranissimo, mai capito, bella merda che ho fatto, per le donne che mangiano. Va bene. I giapponesi, quando vedono donne che mangiano, che ne so, i paletti di sushi neri, la pizza che è unta, vabbè, i tentacoli, quelle, siamo in un altro ambiente di fetish. Però sta cosa del vedere la donna, che ne so, che c'ha la mozzarella, ste cazzate così, ci si fanno fortissimi. Oh! È ora disponibile l'abilità Irregular Full Custom di Dante. Io non volevo averci ragione. Che cazzo è mo questa? Anche quello è vero, Nico. È tipo uno dei fetish più grandi che hanno. Cosa? Innanzitutto voglio vedere... Oh! Ma allora l'avete fatto, brutti stronzi! C'è il costume del 3! Scusa, per lui... Ah! Ah! Ecco come prendi il tuo costume alternativo, devo finire in DMD! Ah, sarà lunga. Sarà molto lunga. Ciao, Lady. Cosa ho sbloccato? Perché come fai a dare un'altra abilità a Dante? Espande gli slot delle armi inserendo tutte le armi disponibili. Data la sua natura instabile, potrebbe essere difficile utilizzare le abilità di ogni arma. Che cosa non hai letto, Star? Questo te lo danno per il DMD comunque. Ho complicato ancora di più Dante, è incredibile. Ma scusa, ma perché lavorano indipendentemente? Cioè, pure se io... oddio, com'era? Aspetta che mi devo ricordare un attimo. Come cazzo si tirava? Chop it up! Ma no, raga, ma sta cosa è devastante. Cioè mi fa male la testa a pensare sta cazzo di roba. Però tu è un... Cioè, ma il lato io l'ho fatto solo con questo, ma ce l'hai anche con le pistole. Dio la madonna. Ho tirato il mouse e tastiera. Raga, è devastante. Cioè, è il caos. Cioè, in realtà è il caos. Se sei una persona brava, è la devastazione planetaria. Sì, adesso ce le guardiamo. Infatti le apro subito. Però abbiamo finito effettivamente la roba, diciamo, la madonna, la roba, diciamo, canonica di Devil May Cry 5. Durata meno di quanto mi aspettassi, onestamente, la Devil May Cry saga. Anche se non è finita, perché ricordiamo, è l'eroe leggendario, più o meno sì, è soltanto che sei Dante, cioè è l'eroe leggendario, però con le stat pure uppate a sfac.
Anche perché poi mantieni, cioè, tu hai 6 armi melee, 6 armi a distanza, 4 stili, il trigger e il Sin Devil Trigger. Io mi immagino le persone veramente brave che mettono sparda in mezzo che frulla, partono con la moto, lanciano un'altra moto, poi si rinfilano con la Dante, fanno lame fantasma. Ecco perché quelle poche volte che ho visto dei gameplay della gente che faceva il mad combo era un bordello. Era un cazzo di bordello perché avevano tutte le armi. Quindi tu c'hai tempi di ricarica. Se prima dovevi, ok, se stavo con la spada la tiro, io adesso non ho più l'arma melee, non c'ho più la spada, un cazzo, perché poi hai pure la Dante. Paradossalmente, anzi, puoi smaciullare tutto. Ma abbiamo delle reaction da parte del nostro caro Star. Mettiamole in ordine crescente. Così. Bellissimo. Io continuerò in privato ovviamente a giocare, perché io voglio il platino di Devil May Cry 5. Mi farò anche la DMD. Vediamo prossima volta. Tocca vedere anche se non diventa una live tra virgolettoni inutile, perché allora, per me inutile non è, perché vedere tutte le cazzi in live action, ragazzi, potrebbe essere una cringiata della Madonna. Quindi potremmo fare a riprese, perché a parte che sennò, se diventa che ci vediamo 2 ore di video, diventa veramente freebooting. Quindi potremmo fare magari, ok, questa S, missione ad S, e poi ci andiamo a vedere un po' di cutscene, perché due ore di live, di cutscene live action sparate così, è veramente, è come se vi fanno vedere Temptation Island tutte le stagioni mentre vi legano alla sedia. Alla fine il cervello non ci rimane più niente. Ma, tipo guerra fredda con gli stecchetti negli occhi, andiamo di qua. The Unethical Dub, female voice actor Dante. Looks like we're gonna need a bigger leash. Come on. You're a bit tougher than the rest of your breed. Freeze! Cos'è questa mammy? The Botto. Ah, ma quindi non è una roba fatta con tipo IA che esamina... Cioè, questa è proprio una doppiatrice che ha fatto... Cioè, qualcuno ha fatto tipo una mod per... Perché ragazzi, c'è stata una mod per Female Dante, la voglio. È una doppiatrice che l'ha fatta. Ma adoro! Subito mi piacino! The costume looks a little big. I thought he would better taste than that. Ma tra l'altro è ente di Cristo. Tra l'altro anche il modello fatto bene, non è diventato un aborto. Mi sa che l'audio è un po' alto. Madonna, però, le frasi che dice Dante, raga, me bagno. Se le dice female Dante. Cioè, finché un maschio posso avere il cazzo bazzotto, però qui si raggiungono delle cose brutte. Ma poi guarda che l'animazione. Ah, perché lo scheletro è quello? Ma quindi esisterà la mod anche per Female Virgil? Adoro. Prima che parte qualcuno. Minchia, lo sapevo. Ecco. Cosa? Perché cazzo ci sta Dante vestito da Miku? Cosa cazzo sto vedendo? Perché? No, beh, Nico, cioè, nel senso, meno male, perché se no era la Capcom che aveva avuto un ictus. Ah, poi recupero, perché tanto infatti che anche Slayer me li manda ogni tanto in privato, quindi qualcosa magari potrei averla già vista. Rivals of Aether, Virgil Sparda, DMC on a chair. Altro mondo. What? I can still fight. What power is Perché la sedia è più forte di Virgil, Nico.
Questa è la... Virgil, your portal opening days are over. Give me the Amato. If you want it, then you'll have to take it. But you already knew that. Dante! Che cosa cazzo sto vedendo? Oro! F*** you, Dante. Ma comunque l'ingegno delle persone non ha limiti. Ci sta un cazzo da fare. Ma poi guarda con tutte le animazioni, con il suono della sedia. Sì, proprio. Tra l'altro queste sedie fanno questo rumore perché sono la morte. No, no, non è follia. Questa è genio, Elda. Io sto vedendo Virgil su una sedia che fa botte con Shovel Knight. Virgil, la sedia di plastica, invincibili. Ma poi che cos'è questo smash-like? È quello dove puoi creare i personaggi, forse, vero? Sì, mi sa di sì. Perché me l'ha fatto vedere forse un amico mio, che qua puoi crearti proprio tu i PG. Con tutte le animazioni anche. Non ho capito però perché adesso stiamo vedendo. Esatto, stavamo vedendo un furry. Duramente Sana ha prodotto qualcosa di grandioso. Vero. Anche tu hai ragione, Elda. Shall we dance? Ma è Dante! Ma che cazzo era? Ma era Dante Furry! Ah, c'è questo! È un video... Giustamente, oddio, è un video di un tizio che ha fatto tutta sta roba per Veggie come personaggio che puoi usare! Ma minchia, ma questo è... Raga, ma... Ma assumetelo per fare i cazzo di trailer! Invece di quelle vaccate di merda che fanno di recente! Prendete questo! Ma così tu mi fai venire voglia di giocare a qualcosa! È un artista, ma davvero, di madonna! Ma poi sentivo la sedia! Dio madonna! Continui? O te sei dimenticato 10 frame neri? No, ti sei dimenticato 10 frame neri. Vabbè. Poi abbiamo l'ultimo. È un fottuto... No, no, ma davvero, Tutti i meme di Vergi uniti insieme, perfettamente. Sì, sì, no, ma è quella la cosa. È che lui ti attira con il meme, con le puttanate, e poi ti dice, sai quello che ti piace? Lo vedi questo meme che ti fa sbavare, che ti fa venire l'acquolina? Ci ho fatto un cazzo di personaggio. Perché fammi controllare un attimo. Bad time Dante. Va bene. Banana. Ma come? Già, aspetta, questo ha scritto what the fuck. What the fuck che cosa, signorino? Lei si regoli. Ma cioè, no, puoi equipaggiare Virgil con una banana. Al posto della Yamato. Se può interessare. Ma. Poi abbiamo l'ultimo. Da 8 minuti. Attenzione. Cosa cazzo sto vedendo? Cosa cazzo sto vedendo? Ma guarda quell'altro. Your portal opening days are over. Give me the Amato. Guarda che c'è una paresi. Then you'll have to take it. Ah, peccato. Potevano. Ma quelli sono palesemente i piedi di Lady. How many times
Beh, perché non ha fatto palestra, Gurra, ce lo perde. No, ma peccato, è proprio che gli hanno preso un corpo strano. Che, cioè, guarda, guarda che c'è il collo che implode. Con la paperella, sì. Peccato. Tu che cazzo hai? Tiny Tina Style Announcer. Ok. Questa roba. Questa roba. Me la sogno stanotte. Mi ricordo. Ma tra l'altro, guardatevi i sincronizzati. Lo è curo. Davvero, sì, quando c'ha. Quando c'ha le manine piccoline. Madonna. Oro. Mi piace. No, ma dai, ma così pochi visi. Vabbè, questo posso capirlo. Non è come quell'altro. L'altro è veramente oro. Tra l'altro, ho chiuso per sbaglio Twitch. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. La voglio anche io. Guarda, è letteralmente un file. Molte volte lo, tu lo prendi, lo schiandi dentro la cartella. E hai fatto. Te lo dico. Io mi sono preso Lady perché sono un sottone di merda. No, non si dice niente. Bellissima. No, no, oro, oro. Prossima volta. Live extra. Che dovrebbe... Vediamo un attimo come va con il tempo. Buonanotte, ragazzi. Per essere stato con noi. Ci vediamo domani sera. Sarebbe settimana prossima che inizia ottobre, ragazzi. A parte che ci dovrebbe essere pure la serata Halloween, che stanno se fa da un culo, perché... Ma tra l'altro poi... Scusa, Veilgard esce ad Halloween. Perché? Come orrore. Così possono avere la scusa del guardate, volevamo farvi paura. Buonanotte anche a te, foto. Veilgard ad Halloween, che tra l'altro il bello è che il 30 invece è l'anniversario del canale, il 30 ottobre. Quindi siamo proprio sincronizzati perfetti, però fammi vedere un attimo come vanno le giornate. Perché sta settimana cominciamo cosa? Facciamo martedì? Dio, sono incoglionito. Lunedì, mercoledì ci finiamo, sempre che si finisca in due live, Space Marine. Venerdì, seratina chill su Devil May Cry, e sabato di nuovo Cyberpunk. Che tanto in realtà potremmo pure fare in realtà un po' di DMD, non c'è per forza la cosa delle foto, perché tanto quella magari ce la recuperiamo online. Poi vediamo. Però dai, prossima settimana sarà tipo settimana meme, onestamente. Sarà proprio io tanto ho sporcato tutto di Coca-Cola perché ho sputato. Allora, non mi aspettavo di finirla così presto. Di finire così tanto presto la Devil May Cry Saga. Che tanto è durata... No, raga, vedi, io qua adesso entra però il mio lato tossico. Questa sarebbe la 30ª live della saga. E io, raga, io devo mandare a farmi in culo l'extra. Perché poi se no viene 31. E 31 è dispari? Come facciamo? Cazzo! Vedi? L'avevamo finita pari, era una playlist da 30. Porca troia! No! Vabbè... Due live extra. No. Non c'è bisogno. Ma... Diventa 32. E che se poi alla 32 non lo finiamo, dobbiamo fare la 33? Facciamo la 34? O ne fai 30... Sì, ho capito! Io spero di farle 3S di merda in due live, lo. Uno. L'extra diventerà qualcosa che non è nella playlist. Magicamente sparirà. È una live extra, no? Quindi non la mettiamo nella playlist. Vabbè che tanto. Aspetta, pure se faccio 31 sti cazzi, perché poi abbiamo DMC. Questa è il reboot. Effettivamente. Quindi potremmo salvarci ancora. Madonna. Ma pure Dragon Age Inquisition. C'ha 41 live. Madonna, tocca donna su Inquisition. Madonna, pure Bioshock. Oh, guardale tutte dispari.
Questo sono io, questo sono stronzo. Vabbè, va bene, vabbè, fatemi dire chi siamo così tarda notte. Non devo continuare a guardare perché sennò è la fine. Vedo uno Star, vedo un Elda, Gredima, Paragone, vedo la Curla, Panzi, vedo Low, vedo Nico, vedo Simon, vedo Axel. Non devo guardarle. No, no, perché se, raga, ma pure Dragon's Dogma. Tutte. Dragon Age Saga, però, tutta la saga 94. Per il Megrai 4 su 7. Cazzo. Fastidio. Se vuoi, tanto vado a spippolarlo, Elda, perché l'avevo visto che l'avevi linkato prima. Io, ragazzuoli, vi ringrazio per la compagnia. Spero che la live vi sia piaciuta. Tanto io, per adesso, non vado a dormire ancora perché devo recuperare della roba. Vi ringrazio per abbonamenti, pubblicità. E per essere stati con me durante la Devil May Cry saga, che ancora non è finita, per carità del cielo, abbiamo ancora DMC. Si ringrazia, tra l'altro, ringraziamenti speciali al nostro caro Dark Slayer, che ha fatto sotto ogni cazzo di video, da Devil May Cry 1 fino a Devil May Cry 5, l'angolo chicche, dove ha chiacchierato di tutte le chicche a livello dei gameplay, dei lore, approfondimenti della novel, del manga, dei libri. Ha fatto l'angolo riguardante le musiche che noi sentiamo con i titoli di tutti quanti. Quindi, ovviamente, un bacione, perché senza che è stato, tra virgolettoni, assunto, ha fatto un lavoro parallelo a questo contenuto che è una madonna. Quindi, veramente, ringraziamento ufficiale dal cuore, perché non era costretto e ha fatto veramente tanta roba. Ora c'è anche la serie Netflix, che tra l'altro, vedi, sempre per la cosa dello giochi fanno uscire roba, poi mo annunciano pure Devil May Cry 6, guardate, guardate. Quindi ringraziamento sentito al nostro caro Slayer. E niente, ragazzi, ricordate sempre, Corgi Gang fa ben bang. Ci vediamo domani sera con Cyberpunk, e non mercoledì. Ciao ciao. Inside.